Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo un tutorial molto semplice come animare un tracciato su una mappa. Questa è una delle cose che tanti fanno tanti vorrebbero fare nei propri video, ad esempio per pubblicizzare la posizione di un negozio in un video redazionale, in un piccolo spot per il web. Vediamo come si fa. Allora, ho preso questa mappa da Google Maps, ne ho fatto una schermata, quindi l'ho salvata, ma ci sono tantissimi sistemi per poter prelevare un pezzo di mappa da Google Maps da poter poi utilizzare. Allora, io la prendo e la trascino in una nuova composizione. Vado a controllare che la mia composizione, facendo tasto destro, che sia 25 fotogrammi al secondo e duri, io voglio che duri 10 secondi la mia animazione. Come potete vedere, le dimensioni del mio file che ho importato sono molto grandi. Questo perché ho utilizzato per fare lo screenshot un monitor con uno schermo più grande, quindi è normale che il file generato sia più grande. Se voi avete uno schermo con risoluzione da 1920x1080, andando poi a tagliare un pochino il fotogramma, di sicuro l'immagine verrà più piccola, ma non fa nulla. Allora, abbiamo importato la nostra mappa. Prima cosa dobbiamo creare un segnaposto per indicare dove si trova il posto che vogliamo raggiungere. Quindi cosa facciamo? Creiamo un'altra composizione, la chiamiamo segnaposto, e diciamo che la facciamo, questo è molto semplice, la facciamo 1000x1000. Deve durare sempre 10 secondi. Perfetto. Prima cosa, andiamo a creare due solidi della stessa dimensione della composizione, però bianchi. Allora, fatto il primo solido, lo chiamiamo punta, andiamo a duplicarlo, lo chiamiamo cerchio, io duplico con Command D oppure con Ctrl D su Windows. Allora, seleziono cerchio, disattivo un attimo quello punta, seleziono cerchio, vado a selezionare il tipo di maschera in ellisse e faccio doppio clic. Così facendo lui creerà un'ellisse, una maschera a forma di ellisse grande quanto tutta la composizione. In questo caso la composizione è quadrata, quindi lui creerà una maschera a forma di cerchio. Fatto ciò, andiamo a scalare, andiamo a riattivare anche quello di sotto, andiamo a scalare entrambi gli elementi, diciamo del 50%. Ok, adesso la punta, cliccando con R sulla tastiera si aprirà il parametro di rotazione. Andiamo a ruotarla di 45 gradi. Adesso andiamo a trascinarlo mantenendo premuto il tasto Shift e dobbiamo andare a scalarlo ancora. Ok, cominciamo, scendiamo un pochino giù. Quello che volevo ottenere è una forma del genere, così da creare, da costruire un piccolo locator da posizionare sulla mappa. Questa è una forma molto semplice, però può essere, se ne possono creare di tantissimi modi. Fatto ciò, possiamo andare a creare un oggetto nullo. Ok, lo trasciniamo alla punta dell'oggetto e andiamo a linkargli gli altri due livelli all'oggetto nullo. Così facendo ne possiamo andare ad animare questo parametro. Possiamo andare ad animare questo parametro e si animeranno entrambi. Allora, fatto ciò, voglio andare ad animarlo come? Abbiamo detto che tutta la sequenza è di 10 secondi. Diciamo così. È di 10 secondi. Quindi facciamo che arriviamo a 17 e ci mettiamo, facciamo scala 130, diciamo così, vado dietro a 0 e faccio 0, arrivo a un secondo e faccio 100. Così avrò ottenuto un'animazione che da 0 arriva oltre il 100 e torna indietro, d'accordo? Così da creare un giochetto, un semplice bluff. Apro il Graph Editor, seleziono il parametro di scala, vado a selezionare i keyframe e premo questo tastino qua che serve ad interpolare i fotogrammi, oppure potete cliccare F9 da tastiera. Adesso vado a giocare un pochino con i parametri, con le curve. Seleziono questa e la
Seleziono solo questa relativa indietro. Ok. Stessa cosa farò con questa qui, da quest'altro lato. Ok. Adesso attivo a tutti e due i livelli il motion blur e vedo che cosa ho animato. Ok, l'animazione è su per giù questa e a me ed è esattamente quello che volevo. Bene, abbiamo animato la nostra forma, adesso possiamo chiudere e tornare sulla nostra mappa. Allora, cominciamo col prendere il segnaposto e diciamo, indichiamo il punto dove dovrebbe trovarsi la nostra attività commerciale. Cominciamo a scalare leggermente il nostro locator. Diciamo che si trova qui. Va. Spero che non si trovi nessuno di voi a questo indirizzo. Allora, diciamo che si trovi qui. Adesso cosa faccio? Vado qui, torno di nuovo sul segnaposto e vado a colorarlo perché non ho dimenticato di colorarlo. Ok, adesso per colorare voglio colorare un attimo questi due elementi, quindi faccio un nuovo adjustment layer, ci copio un effetto di sfumatura che in inglese è ramp, poi metto un grigio molto chiaro ed un bianco, ok, giusto per dargli un gradiente. Adesso aggiungo un testo molto semplice e lo vado a zoomare e lo vado a posizionare. In più gli attivo il motion blur e lo vado a linkare al nostro controller, al nostro oggetto 1, quindi verrà animato. Quindi fatto ciò, noi sappiamo che il nostro controller uscirà precisamente in questo punto qui. Noi cosa facciamo? Andiamo su effetti, ci applichiamo uno shadow, un'ombra esterna parliamo, shadow in inglese, ok, così da avere un po' di contorno, aumentiamo un po' la distanza e un po' la sfumatura. Ok, così abbiamo un po' di contrasto sulla mappa. Adesso dobbiamo andare a creare quello che è il nostro tracciato. Diciamo che noi partiremo da questo punto qui, d'accordo? Quindi, prima di tutto dobbiamo andare a creare un solido, lo creiamo della stessa dimensione della nostra composizione, andiamo ad oscurarlo. Naturalmente lo selezioniamo, lo manteniamo selezionato, prendiamo lo strumento penna e cominciamo materialmente a disegnare quello che sarà il nostro strumento penna. Andiamo materialmente a disegnare quello che sarà il nostro percorso, quindi diciamo che andremo qui, zoom un pochino. Andremo qui, andremo qui. Dobbiamo letteralmente disegnare il percorso che vorremmo mostrare nel nostro video. Andiamo qui. Adesso non lo sto guardando i sensi unici, quindi non so se sto andando contro mano o meno. Diciamo che la persona può girare qui, posso andare qui, qui. Qui, qui e siamo arrivati. Questo lo correggiamo un po'. Fatto ciò, possiamo andare a riattivare il nostro solido e come vedete abbiamo sul nostro solido questo tracciato. Cosa dobbiamo fare adesso? Applicare un effetto che si chiama stroke oppure per chi ha After Effects in italiano si chiama tratto. Andando ad applicare questo effetto non succede assolutamente niente, ma nel controllo degli effetti dobbiamo andare a selezionare la nostra maschera di riferimento, che in questo caso è unica e quindi lui la selezionerà, e ad andare a dire Paint Style, quindi lo stile di disegno, deve essere su trasparente. Così facendo lui ci creerà una riga, un tratto soltanto lungo la maschera. Adesso è giusto 2 pixel, quindi non si vede, ma posso andare ad ingrandirlo e come vedete compare, eccolo qui, vedete come ho fatto bello grande, perfetto.
Quindi lo facciamo bello largo. Gli aggiungiamo anche a lui un'ombra. Così che può essere ben visibile in contrasto. Ok. Andiamo a posizionare anche sotto al segnaposto, così non darà problemi. Allora, quindi avremo l'animazione che comincia con il far comparire il nostro punto d'arrivo e da qui in poi, diciamo dopo un secondo, vogliamo che cominci il nostro punto, vogliamo che cominci il nostro percorso. Quindi cosa facciamo? Andiamo, selezioniamo il nostro tratto, andiamo a prendere il valore end e lo portiamo a 0 e clicchiamo sullo stopwatch accanto, quindi creando un keyframe. Andiamo avanti, diciamo, di 5 secondi e lo portiamo di nuovo a 100. Così facendo, noi abbiamo creato un'animazione. Se premiamo sulla tastiera, vediamo due keyframe. Quindi posso anche andare in play e vedere quella che è la nostra animazione. Quindi ci sarà il percorso che abbiamo realizzato, animato, che arriva al nostro punto d'origine. Fatto ciò, praticamente il grosso dell'animazione è completato, ma voglio aggiungere un quid in più. Dato che ho avuto la fortuna di avere quello che la mia mappa più grande di un fotogramma di un video che avevo dovuto utilizzare, in questo caso avevo dovuto utilizzare un 1280x720, apro una composizione che ho creato in precedenza, a 1280x720, la rendo di 10 secondi, e voglio andare ad animare anche questa, quindi trascino la mia composizione mappa. Non vado a scalarla, la tengo così com'è e vado direttamente sul punto d'arrivo. Quindi faccio così. Andrò a giocare leggermente con questi valori. Premo P sulla tastiera, do il primo keyframe, aspetto che compaia questo punto. Adesso ad un secondo di nuovo aggiungerò un altro keyframe e adesso so che da un secondo a due l'animazione ancora dovrà cominciare, l'animazione l'inizio del percorso. Quindi io cosa faccio? Da 1 a 2 mi sposto e sposterò la mia mappa fin dove so che comincia il tracciato. Eccolo qui, vedete? Quindi io mi sposterò qualche fotogramma prima, diciamo qui. Ok. In questo punto adesso cosa faccio? Aggiungo anche un keyframe alla scala. Ebbene sì, perché adesso quello che voglio fare e andare ad animare entrambi i valori. Io so che a 5 termina il percorso, quindi io a 4 secondi scalerò tornando indietro e posizionerò al centro la mia mappa, così. Così da poter vedere tutto il tracciato. Facciamo 55, ok. Adesso seleziono tutti i fotogrammi di posizione. Eccoli qua. Seleziono tutti quanti e faccio così. Così modifico il tipo di curva d'animazione. Vediamo che cosa abbiamo combinato. Attiviamo il motion blur, salviamo e andiamo a play. Comincia l'animazione, si sposta la cartina. E comincia ad animarsi. Ops, c'è un errore. Questo va corretto, si può correggere molto facilmente. Come si corregge questo? Andiamo prima di tutto a vedere il problema che la scala ha un'animazione costante rispetto a quella della posizione, perché vi mostro la differenza. Questa è l'animazione della nostra scala, che è costante. Invece quella della nostra posizione non l'abbiamo resa una curva, quindi partirà più lentamente, velocizzerà e poi arriverà lentamente. Quindi è normale che ci sia questo sbilanciamento. Quindi noi possiamo far partire il valore di scala subito dopo, non ottenendo più questa oscilla della nostra composizione. Oppure l'altra soluzione è quella di creare una curva, in questo modo, quindi selezionando i keyframe di scala, facendo lo stesso identico modo, così abbiamo creato una curva, quindi comincerà a scalare più lentamente, poi più velocemente, più lentamente verso la fine. Abbiamo ottenuto praticamente lo stesso identico risultato. Vediamolo per l'ultima volta.
Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.